abbiamo certificato che nella zona fra Rimini, fra Modena, Rimini e anche parte delle Marche e parte della Toscana opera una organizzazione di tipo camorristico, soprattutto nel settore delle estorsioni. Ricordo un episodio per tutti: un soggetto viene sequestrato all'interno di un garage seduto su una sedia, e addosso gli viene versata della benzina e viene minacciato di essere, come dire, bruciato. Quindi, come vedete, minacce e violenze molto gravi. Abbiamo trovato nelle perquisizioni effettuate durante l'esecuzione dei precedenti provvedimenti degli appunti molto interessanti, dove appunto si faceva riferimento a personaggi, a zone di influenza, a tipo di attività che si doveva sviluppare. Tutto questo ci ha dato la possibilità di dare impulso alle ulteriori indagini che sono state sviluppate. Si tratta di indagini che sono state condotte dai ROS dei Carabinieri, il cui generale comandante oggi è qui presente fra di noi. Un aspetto che sicuramente rileva nel corso dell'attività investigativa è la presenza tra le decine e decine di indagati, che sostanzialmente, indipendentemente dagli arrestati, sono circa 100. 190, sì. Professionisti, cioè notai, avvocati, commercialisti, broker finanziari, che oltre a fornire una consulenza all'organizzazione, di fatto precostituivano una copertura legale per le attività di riciclaggio e di reimpiego dei proventi illeciti in attività immobiliari, in operazioni finanziarie che non riguardavano soltanto la regione, ma erano estesi anche ad altre regioni, anche a San Marino. C'era un impatto anche ambientale molto particolare, perché comunque gli continui episodi di violenza, di intimidazione nei confronti delle vittime avevano sicuramente creato anche un allarme diffuso tra gli operatori commerciali e imprenditoriali, con gravi danni anche per il tessuto economico in termini proprio di attività imprenditoriali che venivano abbandonate